Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, come state oggi? Beh, oggi mercoledì 7 settembre, siamo come al solito pronti ad andare un po' a capire come andrà la nostra giornata insieme alle stelle. Intanto un buongiorno anche da me e Maria, ma volevo partire subito con una curiosità. Dovete sapere che oggi 7 settembre è il 250esimo giorno dell'anno. Magari ad alcuni non interesserà, ma noi adesso lo sappiamo e quindi siamo pronti a partire con i nostri 12 segni. Ariete, come al solito partiamo da voi. Andare controcorrente sarà un gioco da ragazzi oggi, grazie al sestile lunare, ringraziatelo con papà Giove che rema per voi. Cercate di non approfittarne troppo però, non sarebbe il caso. Potete assumervi qualche piccolo rischio di impresa, ma calcolate sempre tutto senza fidarvi al caso. Toro, passiamo a voi. Il rapporto con la luna in acquario non funziona proprio bene, in questo momento proprio no. Provate a mantenervi comunque a galla nonostante le burrasche emotive che vi potrebbero colpire in ogni momento, attenti. La soluzione di un problema invece non è poi così lontana, ma voi sembrate non farci caso. Lo fate apposta? Aprite gli occhi, questo è il nostro consiglio. Gemelli, anche se le incombenze sono molte, lo sappiamo, l'appoggio del trigono lunare con Marte vi darà quella marcia in più che state cercando, di cui potreste avere davvero bisogno, e se non lo avete adesso lo avrete tra pochissimo. Nel mondo degli affari poi passiamo alle questioni serie, è in arrivo qualche corposa gratificazione, non vantatevene troppo in giro però. Cancro, per un attimo credete di non riuscire in un compito preciso che vi è stato assegnato da un superiore, anche con voi parliamo di lavoro oggi, ritornate in voi stessi, dimostrate quanto valete, con un po' di autostima tutto funziona meglio. Con i vicini non è sempre facile andare d'amore d'accordo, lo sappiamo, ma se ci mettete impegno e un po' di buon cuore funzionerà tutto meglio. Leone, per voi oggi alti e bassi, rischiate infatti di arrivare tardi a un appuntamento importante, c'è già chi tacchetta sull'orologio, meglio partire un po' in anticipo quindi, soprattutto se dovete guidare nel traffico della città, lo conosciamo bene. Con la luna opposta al vostro cielo oggi, in questo mercoledì, le discussioni con il partner potrebbero essere un po' logoranti, quindi evitatele, ma questo non vuol dire non parlare, vuol dire un po' cercare di equilibrare la situazione. Vergine, qualche faccenda domestica arretrata, l'avete lasciata un po' indietro, richiede più tempo del previsto oggi. Fatevi dare una mano dai componenti della vostra famiglia, questo è il modo giusto di fare le cose. Tutti insieme, ognuno può contribuire, insomma. La concorrenza non sempre gioca in modo leale. Dimostrate di poter vincere seguendo le regole, almeno voi, così potrete poi insegnare le vostre tecniche agli altri, se lo volete. Se no, rimanete sul podio. Bilancia, oggi è tempo di sfoderare, di utilizzare al massimo il vostro fascino donatovi dal trigono della bianca signora con Mercurio. Oggi dovete dire grazie alla nostra luna. Non giocate però troppo con i flirt, potreste cacciarvi infatti in qualche guaio un po' scomodo. Ottime chance professionali dall'altra parte, spedite il vostro curriculum e sfruttate ogni aggancio e ogni conoscenza, vi saranno molto utili. Scorpione, siamo da voi, un cambiamento repentino oggi potrebbe farvi davvero perdere le staffe, c'è sempre un imprevisto da gestire, questo succede in ogni giornata, ma non ve la prendete con i colleghi oggi, non hanno nessuna colpa infatti. Occhio poi alla disarmonia lunare con il vostro segno, non rimanete troppo rigidi nelle vostre posizioni, cercate di essere un po' più flessibili, o almeno provateci. Sagittario, siamo da voi, avete la determinazione e le giuste conoscenze per ottenere molto nella carriera, in particolare se però e se riuscirete a non farvi distrarre da quella persona in particolare. Attenti poi alla possibile superficialità con cui potreste trattare certi argomenti. In una relazione a cui tenete molto non date nulla per scontato. Capricorno, nella vita, ascoltateci bene, fatevi guidare da ideali elevati e giusti principi in modo da non dover mai rendere conto a nessuno per il vostro sano operato. Tutte le strade portano a Roma, afferma l'antico detto, perciò rilassatevi e godetevi il viaggio soprattutto. Acquario, eccoci, dimostrate voi grande intraprendenza di pensiero e prendete pure sagge decisioni, pensate un po', grazie alla luna questo, venuta a tenervi compagnia oggi, che verve, che charme sfoderate oggi. Gli astri quindi, come dicevamo, sono dalla vostra parte, sia nel lavoro che nella vita personale, non avete nulla da temere, quindi affrontate tutto con un piglio molto deciso. E chiudiamo quindi con i nostri pesci. Voi tentate di superare i vostri limiti, anche se le energie fisiche e mentali non sono così eccelse, soprattutto in questi giorni. I ricordi, tenetelo bene a mente, diventano esperienza. Fate a meno però di soffermarvi su quelli negativi. Non vogliamo che vi demoralizzino o che vi demotivino. Avete tutto nelle vostre mani, ricordatelo. Ed è tutto quindi anche per oggi, si chiude qui il nostro oroscopo, noi però vi aspettiamo anche domani ancora con tutte le novità dalle stelle, sempre insieme a me Maria, e quindi un saluto a tutti, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.